Non capisco dove è previsto l'istituto della sfiducia e chi dovrebbe sfiduciare il Presidente federale, considerato la stragrande maggioranza di consenso, di supporto politico all'interno del Consiglio, permettetemi, ma anche al di fuori del Consiglio federale. Quindi se qualcuno pensa di posizionarsi a quella data, uno è antitifoso, due è anti-italiano, tre sta coltivando una falsa illusione. Io, a differenza di chi forse mi ha preceduto, non coltivo la cultura delle dimissioni. Io vado fino in fondo perché difendo il progetto che ho sempre portato avanti in questi ultimi 3 anni di lavoro e di risultati. E questo, voglio dire, lascio a voi la possibilità di certificarli.